Vorrei tornare dopo a sentire la tua opinione su che cos'è la trilogia. Intanto però vorrei che Testori dicesse agli spettatori, ai nostri spettatori, che effetto gli fa di rivedere tutto il lavoro insieme, no? Io ho rivisto insieme solo l'Oedipus, a distanza di un anno, e non parlo del lavoro, parlo dell'interpretazione di Parenti, che mi sembrava già, ero certo, già l'anno scorso, eccezionale. Devo dire che in un anno è andato molto più in là, se era possibile, ed è possibile, evidentemente non ci sono limiti. Credo che raramente, parlo come se il testo non fosse mio perché era passato da quando l'ho scritto 3 anni. Quello che è successo a me e al mondo mi ha fatto andare avanti, insomma, comunque in una direzione sulla quale spero sempre di lavorare con gli amici del Pier Lombardo, con Franco Parenti. Ma l'emozione che ho avuto io, come se assistessi a uno spettacolo non mio, un testo non mio, perché così sempre mi capita, è stata delle rarissime nella mia vita, veramente. Trovo che si è spogliato di ogni, già ne aveva pochi, ma di ogni limite di lombardismo ed è affondato completamente nella vera lombardità, raggiungendo così una capacità di verità poetica, di invenzione teatrale, umana. La grande tragedia, non credo che esista nessuno oggi, sono sicuro, in Italia che arriva dove è arrivato lui lì. E quindi per me, poi dopo lo dirà il pubblico, per me è stata un'emozione straordinaria e poi è stato come un sentire che anche lui su strade vicine, con delle naturalmente delle divergenze, delle diversità di nature, anche di certe posizioni diverse, ideologiche, però ho sentito che con Parenti, e quindi con la Chaman, con Fercioni, con tutto il Pier Lombardo, potrò andare avanti a lavorare ancora per 5 anni, perché Ecco, allora. sul piano umano, ho trovato la reinterpretazione dell'Oedipus assolutamente straordinaria e credo che lo stesso succederà per l'Amleto e il Macbeth.